Salve a tutte e a tutti, oggi voglio vedere con voi una carta che ho acquistato da Goldpen un po' di tempo fa e ancora non l'ho provata, quindi oggi è l'occasione giusta per provarla insieme. Si tratta di una carta dell'azienda Midori, quindi un'azienda giapponese, già abbiamo visto altre carte della Midori e sono carte davvero di qualità. Però questa volta si tratta di una carta azzurra, quindi molto elegante la copertina di questo blocco. Ci sta soltanto una scritta con una stampa dorata a caldo. Ci dice che è un formato A5 ed è puntinato, e sopra ci sta sempre in stampa dorata il tipo di rigatura. Made in Japan, abbiamo già detto, e sotto ci sta tono su tono questa il loro simbolo, il loro marchio, la M di Midori con sottoscritto Midori. È davvero molto elegante questa copertina. Dietro invece ci stanno solo le specifiche dell'azienda, quindi non abbiamo nemmeno dei riferimenti sul tipo di carta utilizzata, sulla grammatura, niente. È un blocco rilegato sulla parte corta, è un blocco collato e sotto ci sta come ultima di copertina un cartoncino rigido che ci permette di poter prendere appunti anche tenendo il blocco in mano e scrivendo. Non dobbiamo per forza stare appoggiati su un supporto rigido, ma ci sta già la copertina sotto che è molto rigida, quindi possiamo utilizzarlo anche in mano per prendere degli appunti. Non credo che sia un blocco per prendere appunti, quindi non penso che qualcuno vada in giro con un blocco azzurro o di altri colori, perché è disponibile anche in altre colorazioni, però mi aveva colpito molto questo colore. Scusate la voce, ma sono raffreddato, non riesco a parlare più forte, quindi cerco di parlare con un tono di voce più alto possibile, ma mi rendo conto che è basso perché mi sento. Infatti non ho nemmeno pubblicato il video di sabato come faccio normalmente, ma mi sono preso un giorno in più e sto registrando poco prima di pubblicare il video, proprio per riprendermi un po', ma è servito veramente a poco ritardare di un giorno. Come vi dicevo, è un blocco collato, quindi finiamo di scrivere, volendo possiamo strappare il foglio e conservarlo tra gli appunti, oppure girare e continuare a scrivere, anche se i fogli collati non so quanto possano durare attaccati al blocco se lo utilizziamo. Come vi dicevo, è puntinato, si chiude la copertina e mi toglie la luce. È un blocco puntinato, ci sono questi puntini grigi su sfondo azzurro che si vedono poco. Se già mi allontano li vedo davvero molto poco, quindi in camera forse si vedono ancora di meno, però ci sono. Andiamo a fare la nostra prova scrittura e vediamo come si comporta con le penne stilografiche. Vediamo se questi fogli che sono sotto, vi dicevo, non ci sono delle specifiche tecniche sulla carta utilizzata, però i fogli sono davvero davvero sottili, quindi se in mano sento che sono davvero sottili, saranno sui 60 grammi forse a metro quadro. Iniziamo una prova con un pennino extra fine. Allora, il pennino extra fine scorre molto bene su questa carta. Non ho avuto impuntamenti del pennino, anche se è un extra fine. Vediamo.
Troviamo un fine sempre ginao, se scrive, sì. Mettiamo un pennino B. Questo non sta scivolando, sta pattinando sul foglio perché i fogli sono davvero molto, molto, molto lisci. Vediamo un pennino medio, molto abbondante. Per completezza proviamo con questa matita. Allora, i puntini non sono invasivi, infatti funzionano bene da guida, mi riescono a far scrivere in modo rettilineo senza andare sopra o sotto, però non invadono molto il campo visivo perché sono davvero molto molto tenui questi puntini. Funzionano soltanto da guida, ma non vanno ad invadere il testo, quindi non sono fastidiosi anche perché sono un azzurro, un grigio su un foglio azzurro, si vedono leggermente. Non mi sembra che ci siano stati segni di spiumaggio, vedete il tratto della Ginao 62 extra fine molto definito, ma così anche per pennini più con tratto più spesso, vedete a Caveco contratto B, il tratto è definito, non c'è stato spiumaggio, quindi la carta assorbe bene l'inchiostro senza spiumare, ma il tratto resta definito. Anche con l'Aurora 88, che è molto abbondante come tratto, vedete che definizione nei caratteri, non c'è il minimo segno di spiumaggio. Niente da dire per la Parker Sonnecke a sfera.
o con la matita. La matita forse azzurro su grafite su azzurro si vede un po' meno, però comunque si riesce a leggere. Tutti gli altri inchiostri si leggono distintamente, anche se il foglio non è bianco, non è fastidioso per la scrittura. Andiamo a vedere invece sul retro, e il retro del foglio è perfetto, vedete? Non c'è stato passaggio di inchiostro in nessun punto, anche se il foglio è davvero molto sottile, ma si vede che la carta è di grande qualità. Si vede un po' si lascia trapassare il segno del testo, però non l'inchiostro, quindi non c'è stato passaggio di inchiostro in nessun punto. È anche vero che questo tipo di blocco, essendo puntinato da un lato e liscio dall'altro, non è pensato per utilizzare entrambe le facciate del foglio, ma nessuno ce lo vieta, anche perché come vi dicevo, il retro del foglio è un po', si vede un po' di passaggio del testo, ma non passaggio di inchiostro, quindi giusto per completezza e per curiosità andiamo a scrivere anche sul retro, più che altro per vedere come si comporta quest'altra facciata con gli inchiostri, se è lavorata allo stesso modo della facciata principale. Vedete, neanche in questo punto dove ho quasi colorato con l'inchiostro arancione della Caveco non c'è stato passaggio di inchiostro. E vediamo giusto così con la matita. Allora, a questo punto stacchiamo il foglio, vedete la copertina si è sporcata, quindi l'inchiostro non era ancora stato assorbito completamente, però allo stesso tempo non spiuma, anche se l'inchiostro resta bagnato sul foglio. Vediamo. Dall'altro lato, nemmeno in questo caso c'è stato spiumaggio, forse no, nemmeno sul tratto B, e si scrive bene allo stesso modo anche con sfera e matita. I testi non vanno ad invadere l'altra facciata, quindi volendo si possono utilizzare tutte e due le facciate per sprecare meno foglie, anche se probabilmente è pensato questo blocco per utilizzare soltanto una delle due facciate, ma volendo si utilizza bene anche la facciata sul retro. E se devo essere sincero, forse preferisco questa facciata senza la rigatura rispetto a questa che è puntinata, perché è vero che sono puntini che non vanno ad invadere il testo, però senza, forse la preferisco perché comunque resta più pulito il foglio e ci sta soltanto il testo che abbiamo scritto noi, però così andate in modo a scrivere in modo più ordinato, così va un po' alla rinfusa, perché se non siete dei maestri a scrivere in modo rettilineo, andate a non mantenere sempre la stessa
linea quando scrivete il testo, è cosa che io faccio sempre se non ho una rigatura che va a guidarmi. Quindi il lato puntinato va bene per mantenere un testo scritto in modo rettilineo, mentre il lato senza puntini, senza rigatura, vi lascia un foglio più pulito, però potete scrivere un po' alla rinfusa se non avete una mano dritta. Che dire, un foglio che è una carta che vi consiglio per utilizzare con le penne stilografiche, che devo dire, sì, è perfetta. È un foglio molto sottile, quindi non siamo sui 90-100 grammi a foglio, ma abbiamo dei fogli molto sottili che però si comportano in modo perfetto ed impeccabile con le penne stilografiche, quindi non è nemmeno un blocco molto costoso, quindi ve lo consiglio. Sicuramente se volete una carta un po' più particolare che non sia bianca o avorio come la maggior parte delle carte che si trovano in giro, però allo stesso tempo perfetta per poterci scrivere con le stilografiche, non c'è spiumaggio, non c'è passaggio di inchiostro, passa leggermente il tratto dall'altro lato, però come vi dicevo è pensata questa carta per utilizzare una sola facciata e non tutte e due, quindi non è un problema che c'è un po' di passaggio di tratto sulla facciata opposta a quella che avete utilizzato, ma volendo potete utilizzarle entrambe perché comunque il poco passaggio di tratto che c'è non va a viziare la facciata opposta a quella utilizzata e potete utilizzarla per scriverci tranquillamente senza compromettere il testo né dell'una né dell'altra facciata. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi interessano gli argomenti di cui tratto, cioè recensione di penne, inchiostri, carte e strumenti da scrittura in generale, e vi invito nei prossimi giorni per nuovi video e nuove recensioni. Grazie e a presto.